La Corte di Giustizia europea ha avallato il parere già espresso dalla Commissione. L'Unione potrà obbligare gli Stati membri ad abbattere le piante anche solo potenzialmente colpite da xylella. Il pronunciamento della Corte giunge, riferisce la Reuters, al termine di una causa intentata da alcuni agricoltori contro il governo italiano. Quest'ultimo ha messo in pratica la decisione presa a Bruxelles nel 2015 di rimuovere le piante infette indipendentemente dal loro stato di salute, se situate in un raggio di 100 metri attorno a quelle palesemente colpite. Un abbattimento selettivo che non prevede un regime di indennizzo. Agea ha effettuato i pagamenti della domanda unica per un ammontare di 1,46 miliardi di euro, con copertura del 90% delle aziende richiedenti. Ad annunciarlo in una nota è il Ministero delle Politiche Agricole. Entro fine giugno sono già programmati due cicli di pagamento che porteranno al saldo finale di 1,7 miliardi complessivi, pari al 100% degli importi da corrispondere per gli aiuti diretti. 67.000 aziende agricole affiancheranno 200.000 giovani che abbiano voglia di formarsi e lavorare in agricoltura. È questo il fulcro della partnership tra over 65 e under 40 che favorirà la rigenerazione del settore secondo la norma contenuta nel collegato agricolo alla legge di stabilità. Nasce così la società di affiancamento, una nuova forma societaria che prenderà vita una volta varato l'apposito decreto interministeriale e previa approvazione della conferenza Stato-Regioni. Secondo i dati diffusi da CIA Agricoltori Italiani, l'Italia è al 16° posto in Europa per numero di titolari di azienda under 35 e conta ben 587.000 giovani disoccupati. Senza nuovi ingressi, il futuro del settore è a rischio. Inoltre, un recente studio realizzato in ambito universitario sottolinea che il 25% degli studenti si è detto possibilista in riferimento ad un futuro lavorativo nel settore primario. Raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni l'intesa sul nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per un ammontare complessivo di risorse finanziarie pari a 987 milioni di euro, di cui 537,2 milioni di quota comunitaria e 440,8 milioni di quota nazionale. Le priorità del FEAMP sono la promozione della pesca e dell'acquacoltura sostenibile, la valorizzazione della politica comune della pesca, l'aumento dell'occupazione e la coesione territoriale, il supporto alla commercializzazione e alla trasformazione e l'attuazione della politica marittima integrata.